Avete bisogno di crediti e non sapete come fare? Passate dal link in descrizione, EasyVault. Sono sicuri, affidabili ed economici. E con il codice NMF, tutto in maiuscolo, riceverete il 6% di sconto. Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Qui Joey Spock vi parla, benvenuti nella player di Werner nella sua versione SIF con 87 di rating. Prima di iniziare questa review vorrei che arrivassimo almeno a 60 like o mi piace per questa carta e per questa review. Commentate, condividete, iscrivetevi al canale, mettete mi piace alla nostra pagina Facebook. Seguiteci su Instagram e su Twitch, ragazzi. In live la scorsa volta vi ho fatto vedere Werner, vi ho portato praticamente una live review su di lui e chi ha visto quella live saprà di cosa sto per parlare. E vorrei appunto salutare Super Mercy per aver visto la live, ragazzi. Io ho ottenuto questa carta scambiando 5 foot swap di aprile ed è stata una cosa davvero ottima. Ho ottenuto una carta molto molto interessante. Spero che nel mese di maggio si ripetano queste cose, cioè queste carte davvero interessanti, tipo Werner, tipo Pepe, Munier, Douglas Costa. Quindi spero davvero che gli eSports lo faccia ancora una volta, perché questo mese i foot swap sono stati davvero interessanti. Veniamo all'attaccante Werner, veloce assolutamente, tiro abbastanza interessante in generale, ma finalizza davvero benissimo. Non mi è piaciuto tanto il tiro dalla distanza, perché si unisce il tiro dalla distanza alla potenza tiro e i due insieme non è che creino un long shot così interessante. Tiro al volo molto preciso e il piazzamento mi è piaciuto tanto, messo attaccante rimane lì e si inserisce anche molto bene. Il suo passaggio secondo me è davvero interessante, nonostante quel 72 in carta sia, diciamo, basso tra virgolette, ma i passaggi corti e lunghi li sa fare bene. I calci piazzati lasciamoli stare perché comunque non li sa battere, ma vede benissimo gli inserimenti dei suoi compagni, sa chiudere i triangoli abbastanza bene. Il suo dribbling in generale è buono, ma principalmente ho apprezzato il controllo palla davvero magistrale. I riflessi o rapacità, ragazzi, buona. L'equilibrio è un contro unito alla forza, entrambi contro nei contrasti. Perde tante palle e nel dribbling a volte perde appunto quell'equilibrio che serve per appunto effettuare un buon dribbling. La sua agilità è discreta, una resistenza tutto sommato buona, anzi ottima per il mio pro, e un colpo di testa comunque accettabile. Ha 3 stelle skill, che secondo me non sono un contro sinceramente, e 4 stelle piede debole, assolutamente questo un pro. Come alternativa vi dico Aubameyang tra le icon Hernandez 87, nella Lega Paulsen Special dello stesso livello Rashford 86. Come stile inteso aumentate il fisico e un altro po' il tiro. Come indice di ibridabilità da 1 a 5 gli do un 3.5, quasi 4, perché comunque gioca in Bundesliga ma è tedesco e questo aiuta. È un giocatore da Weekend League? Assolutamente sì, ragazzi. Volevo farvi un confronto con Hernandez, Baby 87 e Aubameyang. Le in-game stats sono a favore del messicano, in più ha anche 4 stelle skill, però ragazzi è un prezzo maggiore. Se dovete fare un'ibrida, a questo punto vi consiglio Hernandez. Però se avete una Bundesliga e avete tipo Lewandowski, vi consiglio di mettere Werner come compagno di reparto. Werner in questa versione costa all'incirca 95-96 mila crediti per PS4. Ed il mio voto è un 9, ragazzi. Si merita un 9 perché è un ottimo attaccante, è il più veloce in Bundesliga e sa come si segna, ragazzi, sa passarla ed è una carta interessante a un prezzo gratuito tramite i foot swap. Ma ditemi voi cosa ne pensate di questa carta e di questa review. Se vi è piaciuta lasciate un mi piace, un commento, una condivisione, iscrivetevi al canale. Qui Joey Spock vi saluta e vi ringrazia. Ciao belli.